luglio 1908. Viene costituito negli Stati Uniti l'FBI, il Federal Bureau of Investigation. Negli anni 20, alla guida dell'FBI viene nominato l'uomo che trasformerà l'ufficio nella più famosa organizzazione del mondo per la lotta al crimine. Quest'uomo è John Edgar Hoover, che rimarrà capo dell'FBI per quasi 50 anni, fino al 1972. Per tutti gli anni 30 vengono ingaggiate interminabili battaglie fra l'FBI e i gangster, come John Dillinger, il nemico pubblico numero uno, ucciso alla fine di una drammatica sparatoria in seguito a una spiata della sua amante. Viene catturato anche Bruno Hauptmann, il rapitore del figlioletto del celebre trasvolatore atlantico Charles Lindbergh. Solo George Kelly, detto il mitragliatore, sopravvive. Vistosi circondato, getta via il mitra e comincia a gridare agli agenti federali di Hoover: non sparate, G-men, G per uomini del governo. Per salvare la pelle, pensa bene di tagliar corto, abbrevia la definizione e gli uomini del governo da allora diventano semplicemente G-men. L'FBI si occupa prevalentemente di controspionaggio. Guidata personalmente da Hoover, questa attività culmina con l'arresto e la condanna alla sedia elettrica dei coniugi Julius e Edel Rosenberg, accusati di aver fornito ai russi i piani per la fabbricazione della bomba atomica. Hoover è un conservatore, appartiene al Partito Repubblicano e raccoglie schede contro il democratico Joe Kennedy e i suoi figli, John e Bob, che diventeranno suoi superiori, John come presidente, Bob come ministro della giustizia. Hoover indagò sui rapporti fra Kennedy e Judith Exner, una donna del boss di Chicago, Sam Giancarlo. I sospetti contro Hoover, complice negli omicidi di Dallas e di Los Angeles, non sono mai stati verificati. Hoover ebbe stretti rapporti con i presidenti Lyndon Johnson e Richard Nixon fino alla sua morte nel 1972.